Ciao gente bella innamorata, io sono Sonia e questo qui è il mio canale YouTube Sonjan. Anche quest'anno il San Valentino si avvicina e c'è chi passerà questa festa da solo, come me, chi la passerà in compagnia e chi col Covid. Ebbene sì, purtroppo il Covid ormai condiziona ogni campo della nostra vita, persino quella sentimentale. Ma anziché stare qui a deprimerci, ho deciso di ironizzarci su con questo video. E allora, siete pronti a vedere per la prima volta pubblicamente il mio fidanzato? E allora ve lo chiamo subito! Alessio, vieni qua! Ciao a tutti! Fai la voce da maschio! Ciao a tutti! Ecco un po' meglio. Sì, ok, Alessia, ma che volete farci? Qui siamo a Porto di Ragazzi! Ma quasi quasi ci faccio veramente un pensierino! Vieni qua, amore mio! No, 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 ok, no! Solamente perché Alessia si è immolata a fare questo ruolo, andate tutti quanti sul suo canale a seguirla e mi raccomando, lasciateci un bel like a questo video, perché io me la devo servire come fidanzato. Beh, ma passiamo subito a vedere cosa è cambiato nelle nostre faccende amorose da quando c'è il Covid. Per esempio, quando conosciamo per la prima volta un ragazzo. Pronto? Ehi, ciao. Senti, pensavo, visto che ormai ci frequentiamo da un po', che ne dici di prenderci un caffè insieme? Oh, ma certo! Aspetta, prima però posso farti giusto qualche domanda? Tutto quello che vuoi, baby. Perfetto. Sei vaccinato? Sì, certo. Che vaccino hai fatto? Moderna. Come mai Moderna? Hai per caso problemi respiratori? Oh, non mi dire, sei immunodepresso, è una malattia mortale. No, c'era solo quello disponibile. Ho capito. E quante dosi hai fatto? Due, ma domani vado a fare la terza. Molto bene. Senti, hai avuto per caso contatti con positivi di recente? Non che io sappia. Hai fatto un tampone? L'altro ieri, se non sbaglio. Ok. Era un tampone rapido o molecolare? Rapido, mi pare rapido. Va bene, allora fai un tampone molecolare e ci risentiamo non appena avrai il risultato. Ciao. Ciao. Questa è tutta svitata. Diciamo che può essere giusto un tantino più difficile conoscere qualcuno di questi tempi, ma per fortuna c'è ancora la possibilità di vedersi di presenza ad un vero appuntamento. Ci conosciamo. Per te. Grazie, ma che belli. Che profumo. Sei davvero un gentiluomo tu, eh? È il minimo per una bella ragazza come te. Ma così mi lusinghi. Devo dire che effettivamente anche tu non sei niente. Male, male. Ho dimenticato di andare a chiudere la macchina. Vado a controllare. Ciao. Ma se la sono andata a prendere io. Ahimè, le mascherine possono giocare brutti scherzi. Come appunto questo qui. Ho passato davvero una bella serata con te stasera. È vero, mi ha tolto proprio le parole di bocca. Beh, allora io andrei. Non te ne vorrei andare senza avermi dato prima un. Aspetta, aspetta. No, sì, forse meglio. No. Un foglietto. Sì. Ciao. Sì, diciamo che un po' la magia del primo bacio va a farsi friggere. Comunque, per fortuna ci possiamo consolare con i regali di San Valentino. Amore, sei curioso di vedere il tuo regalo di San Valentino? Curiosissimo, amore mio. E allora guarda qua. Che bella questa mascherina con scritto già impegnato. Così tutte le tue spasimanti sanno che sei già preso. Hai ragione, amore, non preoccuparti. Ma guarda il tuo di regalo, spero ti piaccia. Ma cos'è? No, amore, non ci credo. Tutto il set delle mie mucchine preferite. Esatto. Che buona questa, il lampone. Era proprio quello che volevi, vero? Grazie, amore mio, ma vieni qua. Sì, tutto ciò è abbastanza triste, ma mai quanto un membro della coppia positivo proprio il giorno di San Valentino. Oh, Romeo, Romeo, quanto è dura starti lontana. Oh, Giulietta, Giulietta, perché sei tu positiva? Rinnega il virus, rifai il tampone e io ti giurerò amore eterno. L'amore che sia con un fidanzato o con un'amica fidanzato